La scuola è organizzata sul modello di una linea di fabbrica. Ci sono campane che suonano, spazi divisi per sesso, i bagni, è specializzata in diverse materie e gli studenti sono divisi in gruppi basati sull'età. Perché lo facciamo? Perché crediamo che la cosa più importante che i ragazzi hanno in comune è la loro età. Beh, io conosco molti ragazzi che sono più bravi di altri coetanei in certe materie o in certi momenti della giornata, o vanno meglio in piccoli gruppi che in grandi gruppi, o semplicemente da soli. Se sei interessato a un modello educativo, non puoi partire dal modello dell'idea di linea di produzione. È un modello che prevede una crescita standardizzata e conformizzata, come si vede dal crescere dell'utilizzo di test e curricula standard. Io propongo di andare esattamente nella direzione opposta. Questo è quello che per me significa cambiare il paradigma. C'è uno studio sul pensiero divergente. Il pensiero divergente non è la stessa cosa della creatività. Io definisco la creatività come il processo che genera idee originali che hanno un valore. Il pensiero divergente è comunque una capacità essenziale per la creatività. È l'abilità di vedere molteplici risposte ad una medesima domanda. Ci sono dei modi per misurare tutto questo. Ad esempio, un test dice: quanti modi diversi ci sono per usare un fermaglio per la carta? La gente normale trova 10 o 15 modi diversi per usarlo e coloro che utilizzano un pensiero divergente possono trovare addirittura 200 risposte e lo fanno chiedendosi, ad esempio, può essere che il fermaglio per la carta è alto 10 cm ed è fatto di schiuma di gomma? Insomma, non deve per forza essere un fermaglio come lo intendiamo normalmente. Questo test è stato fatto a 1500 persone ed è riportato in un libro che si intitola Breakpoint and Beyond. Secondo il sistema di valutazione di questo libro, se sei sopra un certo valore, sei considerato un genio del pensiero divergente. La mia domanda è: quante delle persone testate hanno superato questo limite? Preciso che le persone sottoposte al test erano bambini della scuola materna. Ebbene, la percentuale era del 98%. Poiché era uno studio a lungo termine, hanno ritestato gli stessi bambini 5 anni dopo, tra gli 8 e i 10 anni, e poi di nuovo tra i 13 e i 15 anni. Beh, di solito cominci che non sei molto bravo e poi crescendo migliori. Invece, in questo caso, è accaduto esattamente il contrario. Questo studio dimostra quindi due cose. La prima è che tutti abbiamo questa capacità in maniera innata e che nella maggior parte dei casi si deteriora. A questi bambini succedono molte cose in 10 anni, ma la cosa principale è che vanno a scuola. E a scuola gli viene detto che c'è una risposta sola, che si trova alla fine del libro. E che non devono guardare, e tantomeno copiare, perché copiare significa imbrogliare. Invece, fuori dalla scuola, questa è chiamata collaborazione.